per chi non mi conoscesse, sono la migliore amica di Lile, la migliore amica di Lab. E che dire? Mi ha fatto emozionare un sacco il vostro matrimonio. Complimenti, complimenti. Che non mi ambiziono mai in nessuna cosa, ma il vostro mi ha fatto veramente piangere perché è stato emozionante. Pieno di pathos. E vi auguro il meglio di cuore, perché vi voglio tanto bene. Cioè, voglio bene a Lile! Davide non lo conosco, però grazie di cuore per quello, per questo invito. Contenta che finalmente ce l'abbiate fatta, state insieme, siete bellissimi insieme, siete troppo belli, troppo, anche se i bambini poi saranno brutti, poi li amo lo stesso, se devo fare la madrina, Ile, dimmelo, lo faccio, non ti preoccupare, e niente, vi faccio i migliori auguri per il futuro, io comunque sono testimone, quindi cioè, devo stare attenta, soprattutto a te Davide, scherzo, vi voglio un sacco di bene. Facciamo gli auguri agli sposi. Congratulazioni amici, finalmente questo giorno è arrivato. Non ne potevamo più. Ci avete rotti con gli occhi. Siamo felici di essere qui con voi oggi. Tanti auguri, vi vogliamo un sacco di bene. Grazie, grazie tanto. Grazie tanto. È tutto bellissimo, veramente pazzesco. Pieno di emozioni, non me l'aspettavo. Ma ragazzi, quanti siete? Ma quanti vi abbiamo invitato? Tantissimi. Vorrei sentire un applauso, così me lo sento per il videomessaggio. Quando sei figa! Voglio bene! Ok, adesso lascio la camera, arrivederci. Allora, devo dire una cosa allo sposo. Sono molto geloso di lui. È proprio una bella figa. Dillo anche di qua, di chi sei geloso? Di Davide Luisi. Cazzo, che pezzetto! Maledetto! Maledetto! Dov'è? E io che cazzo ne so! Rassegna di fare. Non lo so! Comunque vorrei ringraziare me stesso per aver capito che cazzo dovevo fare. Bravo, hai fatto la scelta giusta. Scusate, un po' trash ma ci sta. Auguro tanti figli maschi, tanti soprattutto, e tanti auguri per questa vita, spero sia una vita stupenda. E vi vedo benissimo insieme, ragazzi, siete fantastici. Rassegnati. Allora, prima di tutto io vorrei augurare a Dave e Ile una grande felicità, è stato un matrimonio molto bello e molto commovente e quindi non posso far altro che essere veramente felice per loro due e ci vediamo presto e niente, ho tanta felicità per loro. Yo, say what you want, what you really, really wanna, say what you want, what you really, really wanna, I wanna. Ciao Dave. Tanti auguri Dave. Bella. Davvero, e dobbiamo trovarci e il 2 settembre non ce la far pagare, per favore. E vi aspettiamo e vi vogliamo tanto bene, auguri. Davvero, tantissimi auguri e in bocca al lupo per tutto. Tanto. Devi Legna si sposa, cazzo, sono venuto a fare. Raga, dagli è forte, grandi, siete bellissimi, voglio un sacco bene e viva, ciao belli.
No, sei che risposi. Ma facciamo. Viva il degrado. Va bene. Sembra un messaggio brutto. No. Ah, vi vogliamo tanto bene. Sì. Ma viva il figa. Ci sta, ci sta, ci sta. Viva il figa, viva il figa. Ma va bene lo stesso, il concetto di fondo passa lo stesso. No? Ma lo sapevi che Ilenia non è toscana? No. Te lo giuro. È toscano. Io pensavo fosse toscana. Andiamo in un altro matrimonio. Andiamo, basta. Sì. Hello, è un piccolo spoiler per il biglietto, dato poi l'avrete già letto, però dico solo una cosa, Emo è in dei panchine, dico solo questo, avete capito tutto, vi voglio bene. Questo è un messaggio per il futuro, vi aspettiamo per quando saremo in Giappone, che ci verrete a trovare. Esatto, vi chiameremo un posto. Sembra che ci sono solo io a sto matrimonio. Non ci sono solo io, te lo giuro, c'è anche altra gente. Ma vai per un piatto qua. Vai per un piatto. Perché sono bello. Ma anche tu sei bello, fatti vedere. Dave, Ile, è bellissimo bravo stasera, solo per voi. Dave, ti voglio bene, Ile. Peccato, hai preso quell'uomo sbagliato. Scherzo. No, no, è giusto. Auguri ragazzi. Auguri, auguri. Gli auguriamo il meglio, ok? Un felice matrimonio insieme e tanti bambini e basta. Auguri sposi! Auguri, bravi! Allora, questo camino ha l'impressione è molto grosso, ha una discreta profondità e grazie al suo gioco di tridimensionalità rettangolari ci dà questa impressione di imponenza. L'imponenza data anche dalla prospettiva che vediamo nel soffitto e si ripercuote in questo. Allora, qui un tempo Maria Vittoria si sdraiava qui verso le braccia del camino per poter usufruire del calore naturale dato dalla combustione che, come ben sappiamo, è data dal... ma che cazzo ve lo spiega voi? Cioè, si sa perché. Comunque, un tempo qui veniva posta l'effigie del casato raffigurante il degrado, che di solito in queste stanze veniva consumato. Non smetti. Recuperala! No! 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 Ok. No, lo fa spesso, ma non è colpa sua. Quando fa delle simulazioni, facendo... Aia! Fratello, ti voglio tanto bene! Io ti ho cacato e io ti sposo che sono contento che adesso hai fatto un matrimonio. Babbo, un bacio. Ciao Dave. Ciao Ile. Bravo, vieni qua. Non è che tu, dai, saluta. When I was younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. Happy if you wanna coming down. Happy if you wanna coming back. Noi ci siamo. Bravo ragazzi. Ma hai fatto male. Ma non lo so, senti, perdono. Adesso andiamo fuori a fare. Ok. Innanzitutto partiamo con l'Ilenia, giusto Salvo? Sì. Ok, 25 anni sono passati. E si vede anche, eh? Ah, vecchiaia, si sente soprattutto, perché si vede. I primi anni sono stati strani e difficili, non solo per te, ma come puoi vedere per me e soprattutto per tuo padre. Sono passati tanti anni, ti ha cresciuto, non so se vado bene con la dizione, ma comunque va bene lo stesso, sento un accento strano. Adesso è toccato a te. Sei fuori casa. È una cosa un po' strana e mi auguro tutto il bene possibile per te,
e per Davide. È bello vedervi insieme. Ieri vi ho detto, nei confronti di Davide sento quell'istinto che mi fa sentire papà. Sai benissimo la mia storia, tuo papà Salvatore lo sa anche lui, la mia storia. Con Davide penso di colmare quel pezzo mancante che effettivamente non ho, e tu lo sai di cosa. Ho parlato anche troppo. Ti auguro un bene infinito da uomo, da papà, ma da Giuseppe. Ti voglio bene, mi mancherai. Salve. Allora, Ilenia, io ti posso augurare il più bene possibile a te e Davide. Vi dovete voler bene, come ci siamo voluti bene io e Angela, e ci vogliamo ancora bene. Voi ora vi creerete la vostra famiglia, spero in un futuro i vostri figli, che saranno anche i miei nipoti. Vi auguro tutto bene, tutto il bene possibile. A voi. A voi. Allora, aneddoto del degrado. Allora, racconta un aneddoto. Allora, io l'ho conosciuto a Luca Comics nel 2017, che bestemmiava per non ricordo che motivo. Sto male! E questo è l'inizio, poi dopo non lo so. Allora, io l'ho conosciuto nel 2019 a luglio 2018, per precisione. E l'ho conosciuto a Rimini Comics, a Rimini Comics, incredibile, prima volta, e ci siamo andati a bere una birra in amicizia, e da lì è nata un'amicizia incredibile tramite Pokémon Go. E uguale anch'io, perché sono anch'io di Rimini, quindi inevitabilmente l'ho conosciuto a Rimini Comics. Mi sono presentato a Rimini Comics praticamente solo perché c'era Dave. Dici, si presenta Dave DeGrado, che fa? Non ti presenti? Lei? Ti presenti! Vieni con noi, vieni! I riminesi, festa, Valdori, e poi c'è la signorina, che è... Come hai conosciuto Dave DeGrado? Davide. È una lunga storia. Vabbè, breve. Molto abbiamo breve, tempo! Alle medie cantava la festa di fine anno. Dure! Sì, cantava Davide e Luisi cantava. Ha fatto complimenti, è un bellissimo trucco sull'occhio. Ti ringrazio molto. Che lecchinata! Ha giocato la carta trappola. Simulaste la giocata la carta trappola. È un video. È un video. Sì. È un video. Vabbè, ho il taglio. Questa la dedichiamo agli sposi, ma soprattutto a te, Ile. 1, 2, 3, 4 Sugar!